Ieri sera, davvero poco prima dell'ora di cena, siamo riusciti a metterci in contatto con Tiziana Perin. Tiziana Perin da qualche settimana è diventata il primario del pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, coordina anche il 118. Diciamo che è arrivato questo suo incarico a livello ufficiale proprio alcuni giorni prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus, ma la dottoressa Perin al pronto soccorso degli infermi ci lavora da 23 anni. E allora ieri sera, proprio regalandoci una quindicina di minuti del suo tempo, ci ha permesso così di capire qual è la situazione. Allora le abbiamo proprio chiesto, a partire insomma nella nostra intervista, e sentiremo la risposta a questo, qual è la situazione proprio in queste ore al pronto soccorso. Allora, la situazione direi che è sotto controllo, anche perché da subito ci siamo attivati con la realizzazione di due percorsi distinti: percorso, diciamo, del paziente pulito, quello che in base a una serie di domande che vengono fatte subito all'accettazione, creando praticamente da subito quello che è il pre-triage, ovvero una sorta di anticipazione dell'accettazione vera e propria, dove il paziente con poche domande su questo paziente noi riusciamo a capire se il paziente è un paziente candidato, per così dire, all'esecuzione del tampone, o è comunque un paziente che molto probabilmente è un paziente che ha avuto il contagio da coronavirus, cioè se il paziente proviene da certe zone, se ha avuto una sintomatologia di un certo tipo, ovvero sintomatologia influenzale e febbre, per cui questo paziente viene dirottato subito nella area sporca, e invece il paziente che non ha queste caratteristiche, che non ha avuto un contatto con una persona sicuramente contaminata da persona positiva all'infezione, viene direzionata invece al solito triage. Rimane tutta una sfera di grigi tra il paziente quasi sicuramente Covid positivo e paziente che è sicuramente Covid negativo, in cui le domande al pre-triage sono più pertinenti, e poi i pazienti fortemente dubbi vengono messi insieme ai pazienti che sono quasi sicuramente sporchi. In medicina non c'è la perfezione, non c'è il 100% della capacità decisionale, però abbiamo, come dire, una flowchart o comunque una serie di domande che facciamo che ci indirizzano abbastanza rapidamente. Dottoressa, immagino dopo i primi giorni in cui c'era anche un'emergenza sconosciuta, oggi come sanitari vi sentite più preparati, più tutelati anche rispetto a quanto sta accadendo? Ma diciamo che abbiamo acquisito delle conoscenze, all'inizio eravamo come tutti quanti un pochino spaesati, raccoglievamo informazioni a destra e a manca, facciamo dei briefing continui con le malattie infettive, noi DPS con le malattie infettive, e abbiamo deciso di farlo poi anche con i rianimatori e con i pneumologi, e facciamo, come dire, un brainstorming dove tutti quanti danno un contributo, ognuno raccoglie le informazioni della propria quotidianità, della propria realtà, sempre ovviamente informazioni che hanno una base ovvio scientifica, e quindi raccogliamo e ci scambiamo insieme delle informazioni, per cui acquisiamo progressivamente più forza nella gestione di questo virus, e quindi stiamo, diciamo, lavorando in stretto contatto tutti quanti, e stiamo migliorando le nostre conoscenze. Dal punto di vista delle tutele e dei turni, dottoressa, che cosa ci può dire? Riuscite a tenere di fronte ad uno stato così che probabilmente non era mai accaduto nella storia del pronto soccorso? Lei ci lavora da tanti anni. Sì,
Sì, no, non era mai stato, cioè non mi era mai capitato. Io, come ho detto in un'altra occasione, lavoro qui da 23 anni, mi è capitato di essere partecipe nelle maxi emergenze più grosse che abbiamo avuto. Ero sempre in turno, cioè mi è capitato di essere in turno, ma anche nell'ultima occasione che abbiamo avuto quest'estate, di quella piscina dove si era liberato del prodotto di pulizia che aveva un pochino, diciamo, alterato le congiuntive, creato qualche crisi asmatica, eccetera, dove erano coinvolte 12 persone. Però qui la situazione è una situazione che è cominciata e che non vediamo per ora ancora la fine. Per cui è una situazione che si protrae per giorni, quindi non abbiamo ancora bene un'idea di quando la situazione migliorerà, per cui dobbiamo organizzarci quotidianamente nell'affrontare le varie criticità che si vengono a verificare. Nonostante questo, però, mi sento di dire che tutti gli operatori io adesso parlo per la mia unità operativa, tutti gli operatori del pronto soccorso, del 118, della medicina d'urgenza sono tutti partecipi, vengono, si offrono a fare dei turni in più se ce n'è bisogno e c'è una solidarietà importantissima, e questo mi riempie di orgoglio perché tutti hanno capito la situazione emergenziale in cui ci troviamo e nessuno si tira indietro, dal medico, diciamo che anche anziano, al l'OS, per dire, che è appena arrivato. Le ambulanze stanno facendo un lavoro incredibile con tutti i loro operatori, i coordinatori sono impegnati giorno e notte, i medici sono impegnati giorno e notte, cioè c'è veramente la partecipazione di tutti, nessuno ha dato segni di cedimento né ci sono state assolutamente lamentele a continuare a lavorare. Certo è che posso dire solo che sicuramente forse tutti coloro che lavorano in quest'ambito mantengono la visione romantica del lavoro del dottore, ecco, questo sì, secondo me. Dottoressa, all'inizio ci diceva, voi da subito, appena è entrata l'emergenza, avete disposto due ingressi diversi, quindi con persone che si presentano con sintomatologie diverse. In altri ospedali hanno realizzato questi triage esterni, a suo avviso potrebbe essere una risposta o non è necessario per come è organizzato oggi il pronto soccorso di Rimini? Allora, per come siamo organizzati noi, diciamo che avendo la disponibilità nell'atrio del pronto soccorso di degli spazi che possono essere sottratti in un certo senso all'utenza che attendeva, e l'utenza che attendeva è stata spostata in altri luoghi, abbiamo potuto realizzare quello che è stato fatto, per così dire, nelle tende che poi si sono in alcuni casi rivelate, che hanno creato qualche difficoltà, perché ci sono stati giorni molto ventosi, di pioggia, le tende erano molto umide all'interno, c'era anche molto freddo, con difficoltà ad operare da parte dei sanitari, ma anche delle stesse persone che rimanevano lì in attesa. Per cui, secondo me, la scelta che abbiamo fatto che magari poteva essere criticata anche da qualcuno, perché non hanno messo il tendone fuori, forse si è rivelata una scelta oculata. Ci siamo, come dire, inventati questa cosa, questo pre-triage. E però non è che è stata, diciamo, l'invenzione si è fermata lì, la realizzazione si è fermata lì. Ogni giorno abbiamo aggiunto un pezzettino, perché ogni giorno le cose sono cambiate e ogni giorno abbiamo cercato di dare una risposta più corretta a quello che era l'esigenza della popolazione, l'esigenza del malato. Ha giocato a nostro favore una progressiva riduzione degli accessi in pronto soccorso per
patologie che non hanno bisogno dell'aiuto del dottore di pronto soccorso. Ecco, su questo i riminesi sono stati bravi, cioè sono stati accorti nel andare al pronto soccorso solo per le reali necessità. Hanno avuto un senso civico molto elevato, di rispetto anche per, diciamo, per le persone che stavano in un certo senso male davvero. Con questo non voglio dire che chi viene in pronto soccorso non sta male davvero delle volte, anche perché in questo momento viene usato il pronto soccorso solo per le vere esigenze di emergenza, di pronto soccorso, capito? Che consiglio si sente di dare? Cioè, in questo momento in tanti, da tante parti, cercano di dare come consiglio: seguite quelle che sono le regole che ci hanno dato, state a casa. Meno noi ci muoviamo, cioè noi portiamo dentro, se noi siamo infetti, perché in alcuni casi l'infezione non ha un'evidenza esterna, come dire, quando uno c'ha il morbillo gli vengono fuori le bollicine, no? In alcuni casi questa infezione non ha una manifestazione di sé evidente, potrebbe essere un banale raffreddore a cui non dai peso. Ora, la persona che ha raffreddore ed è una persona che sta sostanzialmente bene, che però si muove e va in giro perché vuole andare a prendersi un caffè al bar, vuole andare a fare una passeggiata, vuole andare in palestra, insomma, che vuole andare in giro, non va bene. Il modo per contenere il più possibile l'infezione è rimanere confinati in casa. Poi le solite regole: lavarsi bene le mani, usare adeguatamente il sapone. Non è necessario andare a comprare il prodotto, il gel alcolico, lavarsi bene le mani con il sapone. Non è necessario adoperare solo il gel idroalcolico. Se lo aspettava, dottoressa, questo incremento? Anche, insomma, abbiamo sperato negli ultimi giorni 8, 9, 11 casi in più, oggi arrivano 51. È chiaro che noi siamo chiamati a raccontarlo, voi siete chiamati invece a rispondere alle emergenze. Sì, sì, me l'aspettavo, guardando quello che è successo in Cina. Me l'aspettavo, cioè era come dire prevedibile, e proprio perché era prevedibile in azienda ci siamo già organizzati per affrontare questa situazione, perché era in un certo senso già previsto la settimana scorsa, cioè non è che ci ha colto all'improvviso questo incremento, era già avevamo già previsto che succedesse una cosa di questo tipo. Io volevo, se mi permettete, volevo fare dei ringraziamenti, volevo ringraziare la popolazione, perché anche ieri ci hanno portato un mazzo di mimose, un anonimo, per ringraziare per quello che stiamo facendo. Era indirizzato prevalentemente alle donne, però ecco, dico di estenderlo a tutti gli operatori, e volevo ringraziare tutti gli operatori che lavorano qui in pronto soccorso e al 118, che stanno dando tutto quello che possono, questo mi sento di dire, ecco.